nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. San Pier Damiani, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli carissimi, il titolo di questa conversazione e di altre che ne seguiranno, data l'ampiezza della materia, è la rivolta degli homo eretici. Perché cosa è successo? È successo che recentemente la Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l'organismo della Santa Sede, che il cui compito è quello di tutelare davanti agli attacchi dell'eresia, di tutelare, diciamo, la purezza della fede, questa congregazione, con l'approvazione in forma specifica del Santo Padre, ha risposto a un quesito riguardante la liceità di benedizioni, sebbene non sacramentali in senso stretto, la benedizione di coppie omosessuali. Il quesito proposto era così, risposta a un dubium, risposta del 15 marzo 2021. La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso? Si risponde negativamente. Cioè, non è possibile, la Chiesa non può dare la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso. Questa, diciamo, è una verità ovvia, scontata per ogni buon cristiano, è chiaro, è chiarissimo. Ma nonostante questo, dopo questa risposta, cosa è successo? È successo una vera e propria insurrezione. Alcuni vescovi cardinali si sono opposti, alcune diocesi, pensate, hanno messo in segno di protesta, hanno messo il logo della bandiera arcobaleno, il logo LGBT, sui loro profili ufficiali di Facebook. Alcuni vescovi cardinali hanno preso posizioni contro, diciamo, contro questa disposizione, in particolar modo il cardinale Schönborn, arcivescovo di Vienna, Monsignor Betzing, un vescovo tedesco, e alcuni personaggi noti come il padre Martin, diciamo che si erano espressi in senso favorevole all'accoglienza nella Chiesa delle persone omosessuali, e allora hanno diciamo, rivelato, diciamo, il loro vero pensiero, che non era soltanto quello di misericordia e di accogliere tutti, ma proprio il cambiamento della dottrina. E l'iniziativa rivoltosa massima al momento è quella che i vescovi tedeschi hanno organizzato per il 10 maggio prossimo, cioè una giornata in cui saranno celebrate delle messe di benedizioni per tutte le coppie. Il titolo esatto è Messe di benedizione per tutte le coppie innamorate su tutto il territorio nazionale. Quindi vedete una sorta di rivolta contro questa decisione della Congregazione della Dottrina della Fede approvata dal Santo Padre. E noi sappiamo che le dichiarazioni dottrinali della Congregazione per la Dottrina della Fede approvate in modo specifico dal Santo Padre richiedono l'assenso interno, e cioè noi dobbiamo credere, altrimenti sarebbe un peccato contro la fede. Di fronte, diciamo, a questa rivolta, io intendo, se Dio mi aiuta, il mio proposito è quello di spiegare la dottrina della Chiesa, quello che Dio ci ha rivelato e la Chiesa si propone a credere in materia di omosessualità e di genitalità omosessuale. Cosa dice la Chiesa? Cosa dice la Chiesa? Perché? Perché quello che dice la Chiesa è quello che Dio ci ha rivelato. E noi sappiamo che il Signore ci ha parlato in Gesù Cristo, si è rivelato, ci ha mostrato la via del cielo, e però questa rivelazione non è lasciata a un dialogo personale di ogni persona con il Signore, che c'è anche questo, però
questo dialogo personale c'è quando, perché la rivelazione è stata affidata alla Chiesa da proporla. Cioè, noi non possiamo credere se non quello che la Chiesa ci propone a credere con il suo magistero, perché Gesù ha voluto così. Gesù, c'è la Chiesa che è il corpo mistico del Signore, il Signore ci parla attraverso il magistero della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa. Quindi allora spiegare alcune categorie, alcuni termini che sono in questo magistero. E come seconda parte, come secondo tema, e non so quante conversazioni ci vorranno, e invece è la confutazione degli argomenti, diciamo, degli homo eretici. Cioè, le persone che vorrebbero legittimare e dichiarare come facente parte della dottrina rivelata anche la liceità della genitalità omosessuale, è come questi argomenti portati in realtà siano falsi. Quindi ci sono queste due linee. Allora, a questo punto una precisazione. Con homo eretici io non intendo parlare delle persone, dei cari fratelli omosessuali, assolutamente no. E neanche di quelle persone non credenti che promuovono leggi che favoriscono in qualche maniera l'omosessualità. Quindi non sto parlando con la Bonino, con Zan, con Scalfarotto, queste persone non sono credenti, posso parlare con loro in altri ambiti, discutere, ammesso che accettino la discussione, però diciamo non è questo il tema. Io quello che intendo confutare è l'omoeresia, cioè quelli che dicono secondo la fede cristiana, secondo il Vangelo, determinate azioni sono lecite ed è possibile quindi che certe unioni vengano benedette. Questo è il tema. E per quanto riguarda le care persone omosessuali, quando uno viene in chiesa, la chiesa non è Facebook che dice, che chiede chi ti piace. Sapete, quando si apre un profilo Facebook, c'è la domanda nome, cognome, luogo, eccetera, e chi ti piace? E la gente mette uomini, donne, situazioni complicate, eccetera. Allora la chiesa non è Facebook. La chiesa accoglie tutti. Cioè, qual è la domanda della Chiesa? La domanda della Chiesa è quella che veniva fatta nella forma antica, diciamo, del battesimo. Adesso questa forma è cambiata, però la domanda è la stessa. Allora, quando il genitore col padrino si avvicinavano con un bambino per battezzare, il sacerdote dice: che cosa chiedi alla Chiesa di Dio? E rispondeva il padrino rispondeva: la fede. Cosa ti dà la fede? La fede ti dà la vita eterna. Benissimo. Allora entra dentro, cioè si comincia il rito, c'è il battesimo e uno entra nella Chiesa. Quindi io chiedo non chi ti piace, a chi ti piace. La Chiesa non è Facebook, ma cosa cerchi? Che cerchi? Allora entrano, io cerco Dio, il buon Dio, cerco la fede, cerco il paradiso. Allora tutti dentro. E una volta che è dentro, qual è la predicazione della Chiesa? Per tutti. Non può ripetere la Chiesa altro che le parole del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue. Cioè la nostra santa religione è la sequela di un crocifisso che, nonostante il crocifisso, nonostante ci sia in lui, non ci sia, come diceva Isaia, alcuna parvenza di bellezza, noi siamo innamorati, afferrati, rapiti da questo crocifisso e lo seguiamo al Calvario. E ognuno ha la sua croce. Seguire Cristo crocifisso, questa è la nostra. E quindi io come parroco e la Chiesa esorta a seguire il crocifisso, a vedere la bellezza di questo crocifisso. E a tutti, e non solo alle persone con orientamento omosessuale o eterosessuale, a tutti, la Chiesa dice non bisogna fare peccati, bisogna fare il bene e non fare il male. E il bene, ci sono tutte queste virtù e ci sono questi peccati. E viene detto a tutti. Ecco, questo è, diciamo, per cui, diciamo, cioè, uno dice io sono omosessuale, viene bussare, bene, non mi interessa, vieni dentro, ascolti il Vangelo, poi se mi fai delle domande e io ti rispondo, mi chiedi se è peccato una certa cosa, certo che te lo dico, però tu mi dici no, ma io non ce la faccio, ma non solo alla persona omosessuale, anche a chiunque, non riesco a non fare quel peccato, prega, confessati,
prega la Madonna, rivolgiti a lei, di rosario, usi i sacramentali, lotta, perché diciamo il Signore di Sant'Agostino, una bella frase, o meglio non è Sant'Agostino, tutta la teologia medievale aveva questo principio: a chi fa quello che può Dio non nega la grazia, a chi fa con l'aiuto della grazia attuale, cioè di aiuti che il Signore dà tutti volta per volta, chi fa quello che può, il Signore non nega la grazia santificante. Quindi lotta, combatti, prega, chiedi aiuto alla Madonna. Ecco, questo è, ma non solo per le persone omosessuali, per tutti i peccatori, dicendo chiaramente qual è la cosa che è peccata e quella che non è peccato, perché se c'è la via del cielo chiara si può percorrere. Nella nebbia, nella notte, un aereo che deve atterrare in un aeroporto deve avere la pista illuminata, perché se non ci sono le luci rischia la catastrofe. Così la Chiesa tiene illuminata la via e dà quei conforti, quelle preghiere, quelle esortazioni per poterla percorrere anche quando sembra difficile. Ecco, questo deve essere chiaro. Allora, con omoeresia, con la rivolta degli omoeretici, che cosa intendo? Intendo la rivolta di quelle persone che vogliono contaminare la dottrina purissima della nostra santa fede cattolica, dichiarando lecito, non peccaminoso, un certo tipo di esercizio della genitalità. Questo è il mio obiettivo. Quello che spero, con l'aiuto di Dio, di spiegare, e chiedo anche preghiere a voi perché possa essere, chiaro, semplice, essere fedele al Magistero della Chiesa. E sapete che è un tema molto scottante, quindi probabilmente si potrebbe scoppiare un certo putiferio, certe reazioni, perché quando si toccano certi argomenti si sa che sono abbastanza spinosi, però quindi chiedo l'aiuto alle vostre preghiere per non cedere davanti a possibili minacce, intimidazione per aver parlato su questo argomento. Allora, vediamo, innanzitutto chiariamo alcune verità di fede. Comincio dal Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 1992. Adesso leggo il Catechismo e dunque il primo punto è la dottrina cristiana cattolica circa l'omosessualità. Allora, tengo a precisare che questa dottrina cattolica è anche di ragione. Cioè, cosa vuol dire? Il buon Dio, quando ci ha rivelato la via del cielo, cioè, siccome il buon Dio ci ha creati in uno stato di natura, però ci ha elevati alla soprannatura, cioè ci ha creati quindi con una certa natura umana, e poi questa natura umana ci ha voluto fare anche adottare con la grazia, renderci cittadini del cielo, ci ha rivelato la via del cielo, cioè i misteri soprannaturali. Allora, che Dio è Trino, la presenza di Gesù nell'Eucaristia, che Gesù è vero Dio e vero uomo. E questi sono misteri soprannaturali in sé, si dice qua sostanzia, misteri che noi non avremmo potuto neppure immaginare né desiderare se il Signore non ce l'avesse rivelato, non ci avesse messo questo desiderio nel cuore. E questa è la rivelazione propriamente detta soprannaturale. Poi il buon Dio ci ha ricordato, ci ha rivelato anche delle verità naturali, cioè verità che è possibile che l'uomo può capire anche con la sola ragione. Per esempio, che Dio esiste si può capire con la sola ragione, che l'anima immortale e spirituale si può capire con la sola ragione, che la famiglia indissolubile si può capire con la sola ragione, che non bisogna uccidere l'innocente si può capire con la sola ragione. Però cosa è successo? Eccetera, eccetera. Non commettere adulterio si può capire con la sola ragione. Che l'uomo, per il fatto che ha perso col peccato originale il dono dell'integrità, cioè per cui le passioni
orientano l'uomo verso il peccato. E allora l'uomo, volendo assecondare queste passioni in modo disordinato, in qualche maniera nella volontà cattiva, la volontà cattiva genera l'errore e l'uomo si trova in gravi difficoltà anche a comprendere alcune verità che sono pur conoscibili con la ragione. E immaginiamo un bambino di prima media, un ragazzo di prima media, a cui il professore spiega il teorema di Pitagora. E difficilmente il bambino da solo potrebbe scoprirlo, ci vuole qualcuno che glielo ricordi, che glielo spieghi. C'è Pitagora che l'ha scoperto, il professore che lo studia e lo spiega poi al bambino. Però di per sé, a volte ci sono dei ragazzi prodigio che il teorema di Pitagora lo sanno senza che nessuno glielo spieghi. Così allora ci sono delle verità naturali che a causa delle conseguenze del peccato originale l'uomo fa fatica ad avere chiaro. Allora il buon Dio ha rivelato, cioè oltre a dirci quei misteri, occhio non vide, orecchio non udì, mai entrò in cuore l'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo temono, San Paolo, prima lettera ai Corinzi, oltre a questo il Signore ci ha rivelato delle verità naturali, cioè che noi possiamo conoscere con la sola ragione. Ecco, quindi allora la Chiesa, quando parla del tema dell'omosessualità, non rivela un mistero quad substantia, ma ci ricorda delle verità che altrimenti noi non conosceremmo se non con grande fatica e con la possibilità di commettere degli errori. Ecco, allora, e questo vedete perché? Perché questo è importante, perché l'omosessualità non è un problema di fede. Allora, tu impedisci per la tua fede a persone di vivere in un certo modo, non è per la fede. Io dico che non è, a parte che non si impedisce niente, però si dice non è lecito con la sola ragione, cioè non derivo dalla rivelazione soprannaturale la verità sull'uso della genitalità, della sessualità. È la legge naturale che me lo dice, la natura che me lo dice, ritorneremo poi su questo punto. Ecco, allora, la Chiesa è perché propone queste cose che sono di ragione? Perché fanno parte anch'esse del deposito rivelato. Il deposito, cioè, ci ha rivelato misteri e verità naturali. Quindi la Chiesa ci trasmette la rivelazione sui misteri e sulle verità naturali. Allora, leggo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2357, siamo del 1992. L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale esclusiva o predominante verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi alla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, cioè la Scrittura presenta le relazioni omosessuali come gravemente depravanti, la tradizione ha sempre dichiarato, attenzione, gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Congregazione per l'Ottrina della Fede, Dichiarazione Persona Umana, paragrafo 8. Cosa vuol dire intrinsecamente disordinati? Intrinsecamente disordinati vuol dire che, se compiuti con piena avvertenza e deliberato consenso, sono sempre peccato. Cioè, perché non siano peccato, ci vuole che la persona non sia libera o psichiatricamente, psichicamente, eccetera, o che non ci sia, insomma, il deliberato consenso. Se è un atto compiuto liberamente, con un giudizio di coscienza, è sempre peccato, non dipende mai dalle circostanze, neppure da pressioni esterne. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. Allora adesso
è il primo argomento, ed è un argomento molto importante, è la spiegazione di cosa vuol dire che gli atti omosessuali sono contrari alla legge naturale. Sono contrari alla legge naturale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica non usa l'espressione che sono azioni contro natura, ed è un gesto di delicatezza nei confronti delle persone con questo orientamento, perché potrebbe essere, perché la Chiesa, vedete, è buona, è maestra, è una madre, dove anche nel dire la verità cerca di dirlo nel modo meno duro possibile. Però, diciamo, ugualmente l'espressione sono contrari alla legge naturale pone un concetto che dobbiamo ben chiarire, cioè cosa è il concetto di natura. Cosa vuol dire che naturalmente l'uomo e la donna si vogliono bene, che naturalmente la sessualità è fatta per l'incontro tra uomo e una donna in vista della procreazione. Questa è la natura umana. Cosa vuol dire? Perché vedete, diciamo, alcuni ritengono naturale soltanto il sentimento, ma se alcune persone si vogliono bene, perché non è forse naturale? Mi viene in mente, una volta ero stato invitato a benedire delle motociclette a un raduno di motociclisti e immaginate tutti questi motociclisti, avevano tutti dei giubbotti di pelle con le borchie, magliette con scritte e non propriamente pie, io sono stato lì, una preghiera e bisogna si offre a tutti, per l'amor del cielo, e dopo mi hanno invitato a mangiare con loro e sono rimasto lì e ho cercato, appunto, così parlando, di rispondere a delle domande, ogni occasione è buona per fare un po' di apostolato. E c'è stata una ragazza, questi motociclisti con tutte queste giubbotti con i teschi e scritte non proprio pie, sulle maglie, dice, mi dice, padre, ma perché la marijuana è peccato? Non è una cosa naturale, e in fondo la marijuana cresce, non ci sono prodotti chimici, cresce naturalmente, se è naturale, perché può essere peccato? Allora vedete come sul termine naturale ci possono esserci degli equivoci. Allora, perché l'omosessualità è contraria alla legge naturale? E uno potrebbe dire, ma se due persone si vogliono bene, più naturale di così, è naturale. Perché dite che è contro natura? Perché dice che è contrario alla legge naturale? Allora bisogna spiegare cosa si intende per natura quando si parla che gli atti di genitalità omosessuale sono contrari alla legge naturale. E questo è un punto chiave, un punto importantissimo. Allora, cercherò con l'aiuto di Dio di spiegare questo concetto, che è il primo passo. Allora, cari fratelli, bisogna, per capire cos'è la natura, bisogna cominciare a parlare di Dio creatore, cioè dell'atto della creazione e di ciò che è Dio. Allora, noi sappiamo che Dio è l'essere, cioè Dio è l'essere perfettissimo, possiede in sé tutta la pienezza dell'essere. E il suo essere coincide col suo esistere. Anche la definizione che Dio dà, il nome di Dio, ciò che Dio dice a Mosè, dice io sono colui che è, indica proprio questa pienezza dell'essere. E molti esegeti inorridiscono davanti a questo, non c'entra, questo è Aristotele, ma in realtà vedete come la natura e la ragione e la fede non sono mai contrari, mai contraddittori. Cioè Dio si definisce come la pienezza dell'essere. Io sono colui che è. Ora, allora, noi abbiamo la pienezza dell'essere? Assolutamente no. Noi l'essere lo riceviamo per partecipazione. Cioè, praticamente, l'atto di essere ci viene dato alle varie creature, viene dato secondo una certa forma. Quando il buon Dio crea, il buon Dio partecipa all'essere. Quindi questo essere di cui Dio ha la pienezza, che possiede pienamente, viene partecipato. E viene partecipato in un modo limitato, perché nessuna creatura è nello stesso grado in cui noi diciamo che Dio è. Quando dico Dio è, e dico per esempio questo è un foglio, non lo dico nello stesso modo. È quella che in filosofia viene chiamata analogia dell'ente, analogia entis. Quindi c'è
l'essere che noi abbiamo l'essere per partecipazione, Dio invece è l'essere per essenza, e in Dio essenza ed esistenza, essere ed esistenza coincidono, in noi no, in noi no. Abbiamo un essere che è contenuto in una certa natura. Faccio un esempio concreto per spiegare questo concetto. Il buon Dio crea il gatto, Allora, e noi vediamo che il gatto, per esempio, e un cane hanno l'essere in un modo diverso, perché nel gatto l'essere è partecipato in un certo modo, nel cane in un altro. E vedete, ma la natura del gatto, non la vedo in giro la natura del gatto col cappello, vedo tanti singoli gatti, quindi la natura è, uno potrebbe dire, quello che dicevano come errori nominalisti, la natura non esiste, è un flatus vocis, un'emissione della voce. Io non vedo il cane, la natura del cane, vedo Bobby, Fido, il Doberman, il cane lupo, la lana arlecchino, vedo i singoli cani, e dov'è la natura? Vedete? La natura invece esiste, perché altrimenti io non potrei parlare in generale del cane o del gatto. Se io, per esempio, telefono in Australia, dall'altra parte del globo, e dico gatto, oppure con la parola inglese cat, intendiamoci, si capisce, perché tutti i gatti partecipano della medesima natura, pur essendo dei singoli individui, ciascun gatto essendo diverso dall'altro, non ce ne sono due perfettamente identici, però partecipano della stessa natura. Idem con i cani, e idem anche con l'uomo che è un qualche cosa di incredibile, perché solo l'uomo è persona, è una bella definizione di persona di Boezio, è individua substantia natura relationalis, cioè una sostanza individua di natura razionale. E cioè, vedete, ognuno di noi è un fuori serie, unico, irripetibile. Il concetto di persona umana, vedete, deriva dalla speculazione che hanno fatto i padri sulla Santissima Trinità, tre persone, un unico Dio. Dalla considerazione di Dio si capisce cos'è l'uomo fatta immagine di Dio. Noi siamo persone uniche e ripetibili, però vedete, partecipiamo tutti della natura umana. Per cui quando si parla, vedete, anche se viene usato, cioè, in senso cattivo, l'espressione diritti dell'uomo, cioè diritti di tutti quei singoli individui che partecipano della natura umana. E i diritti dell'uomo non sono, sono ben diversi, e non si può parlare in senso stretto di diritti degli animali, per esempio. È soltanto la persona è un soggetto di diritto. Cioè tutti noi singoli persone fuori serie, unici, irripetibili, anche due gemelli monozigoti che derivano dalla stessa cellula ovulare, sono due persone distinte, due persone diverse. Però tutti noi uomini partecipiamo alla natura umana. È per questo che non ci devono essere discriminazioni. È per questo che anche un embrione che partecipa alla natura umana non può essere soppresso. E dall'essere persone e dal partecipare tutti alla natura umana derivano tutti i diritti. Ora, quindi abbiamo chiarito che cos'è la natura. Ora, una natura, ogni natura, siccome è necessariamente limitata e non può fare tutto, non è aperta a tutto. L'ape fa il miele, il gatto non può fare il miele. Non può. Allora, vedete, io che cosa dico? Dico che fare il miele è secondo la natura dell'ape. Fare il miele non è secondo la natura del gatto, perché il gatto va contro la sua natura. Se obbligassimo un gatto a fare il miele, andremmo contro la sua natura, non è secondo la sua natura. Ora, qual è il procedimento? La natura dell'uomo. La natura dell'uomo. La natura dell'uomo è secondo la natura dell'uomo, e noi dobbiamo dirigerci liberamente con l'intelletto e con la volontà. Quindi un bene che conosciamo con l'intelletto noi lo dobbiamo volere, e con questo noi raggiungiamo la nostra perfezione. Però come il gatto non può fare tutto, come l'ape non può fare tutto, anche l'uomo non può fare tutto, ma deve agire secondo la sua forma, secondo la sua natura. E nella natura dell'uomo cosa c'è? Non nella natura semplicemente biologica
come si può dire, insomma, una pianta che cresce naturalmente senza conservanti, eccetera, secondo proprio l'essenza, cioè il modo in cui ci è partecipato l'essere di Dio, e questa è la natura. Ora l'uomo raggiunge la felicità anche nel suo agire sociale, e la prima cellula della socialità dell'uomo è la famiglia. La famiglia nasce dall'amore, da un dono incondizionato dell'uomo e della donna, un dono che è unico e è unico, indissolubile, perpetuo. Capite? Un dono è un dono, non può essere temporaneo, se no un prestito. E un dono deve essere esclusivo. Esclusivo perché? Perché è solo una persona, altrimenti non è un dono. Io non posso dare una stessa cosa, dire la dono a te, o a te, o a te. Allora è uno sharing, è un, come il car sharing, non è un dono. Allora l'uomo raggiunge la felicità socialmente attraverso il primo passo della socialità dell'uomo, è la costituzione della famiglia, il vivere in famiglia. E la famiglia è fatta da un uomo e da una donna, perché è secondo la natura dell'uomo, secondo la natura dell'uomo. E vedete, ci sono anche, vedete che attraverso la sessualità, cioè la riproduzione dell'uomo è attraverso la sessualità. Ora, una delle più grandi sciagure che c'è stata con la rivoluzione sessuale, col 68, e poi purtroppo è entrata anche in certa teologia, falsa teologia morale, era la separazione dell'atto procreativo, cioè l'unione, l'amore, degli sposi, separarlo, dividerlo, distinguerlo dalla procreazione, dall'apertura alla procreazione. Allora, vedete, invece, è nella natura dell'uomo. Un atto è di amore di due persone di sesso contrario che si donano in vista della procreazione. Perché, vedete, dello stesso sesso non c'è la procreazione. Quindi, vedete, va contro la natura dell'uomo, e non è secondo la legge naturale, un amore che sia costitutivamente non aperto alla procreazione. È il motivo per cui, per esempio, la contraccezione, l'uso della pillola nel matrimonio è considerato peccato. E dal misconoscimento di questo concetto di natura sono sorti tutti gli attacchi a umane vite, l'enciclica di Paolo VI che è stata attaccata fin dall'inizio con gli episcopati che si sono ribellati, con teologi moralisti che hanno detto peste corna. Vedete, proprio la separazione, vedete l'errore, l'homo eresia, è uno sviluppo quasi logico della separazione dell'aspetto unitivo, dall'aspetto procreativo, della sessualità. Allora, ricapitoliamo. Cosa vuol dire natura? Cosa intendiamo per natura? Per natura intendiamo il modo in cui Dio partecipa l'essere all'uomo. Dio, che è l'essere, crea l'uomo e lo limita secondo la natura. Una natura che è uguale per tutte le persone. La persona umana è un qualcosa di unico e di irripetibile che però partecipa della natura umana, cioè del modo particolarissimo in cui Dio dà l'essere a tutti gli uomini. Ora, secondo questa natura, l'uomo, cioè l'amore umano, la sessualità umana, può essere esercitata attraverso la genitalità e soltanto tra un uomo e una donna in vista della procreazione, con l'apertura alla procreazione responsabile. Questa è la natura, questa è la legge naturale. La legge naturale che cos'è? È lo stesso intelletto di Dio iscritto nella natura. L'uomo, mentre gli animali non hanno la legge naturale, hanno un istinto. E dice San Tommaso, sono più agiti che agenti. Quando un leone si trova nella savana e trova una gazzella e decide di andare a mangiarsi, di correre dietro la gazzella, non fa una scelta libera. E l'istinto è che davanti a quello stimolo, l'istinto obbliga in qualche maniera il leone ad andare a mangiare la gazzella. E il leone non può scegliere oggi cosa mangio, zebra, gazzella, cosa mangio, oppure oggi mangio un'insalata. Non può, perché è più agito che agente. L'uomo è posto ad agire dell'uomo al suo consiglio. Allora l'uomo legge la sua natura. Nella sua natura constata che c'è
una sorta di regola, di ordine, cioè Dio ha creato l'uomo che si perfeziona in un certo modo. E allora questa scoperta intellettuale dell'uomo, di ciò che Dio ha scritto in noi, è la scoperta della legge naturale. Quindi quando il catechismo della Chiesa Cattolica dice sono contrari, gli atti omosessuali sono contrari alla legge naturale, vuol dire sono contrari alla natura dell'uomo, sono contrari a ciò che Dio ha scritto nella natura di ogni uomo. Ecco, fratelli carissimi. E così circa abbiamo superato già di un po' la mezz'ora consueta per queste conversazioni e quindi continueremo prossimamente, nelle prossime conversazioni, nelle prossime conferenzine, a parlare ancora della dottrina della Chiesa circa l'omosessualità. Dottrina che noi dobbiamo capire e spiegare, saper spiegare di fronte alla rivolta degli omoeretici. E ripeto, non sto parlando delle persone, dei cari fratelli che hanno questa tendenza omosessuale, ma sto parlando di quei cristiani, teologi, vescovi, che ho chiamato omoeretici, che contaminano la purezza della verità cattolica, della verità naturale, che la vogliono contaminare con degli errori. Ecco, e noi dobbiamo essere pronti per difendere la verità e per confutare l'errore. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo.